Siamo con l'onorevole Fanucci, primo maggio 2015, oggi è una doppia occasione. Da una parte si festeggia la festa del lavoro che cade in un momento di grossa crisi occupazionale, giovanile ma anche over 50. Nel contempo è l'apertura dell'Expo. Ecco, questa Expo, al di là delle opportunità mediatiche, può essere anche un'opportunità lavorativa di rilancio dell'economia anche di territori lontani da Milano come la Toscana? L'Expo è un'occasione di sviluppo e di crescita per il paese, per l'Europa e per il mondo. Noi abbiamo l'orgoglio di poterlo ospitare in Italia e di poter vivere da protagonisti un'occasione di rilancio economico che può creare nuovo lavoro, nuova occupazione e può mettere in vetrina le mille eccellenze della nostra economia. Allora viviamo questo primo maggio con ottimismo, con fiducia e con prospettiva rispetto a quelle che sono le scadenze che i prossimi anni ci troveranno a dover affrontare. Ripartire dal lavoro, il lavoro dei giovani e il lavoro di chi non ce l'ha più il lavoro, quindi anche le persone che sono troppo giovani per andare in pensione e troppo vecchie per trovare una nuova occupazione. Noi siamo a vivere e festeggiare la festa del lavoro anche per loro, anche a garanzia che queste persone possano trovare una risposta nella buona politica. Ecco, tra poco ci saranno le elezioni regionali, elezioni che a volte sono vissute con un certo distacco dall'elettorato, non sono proprio di piazza, non sono neanche quelle politiche cosiddette. Ecco, lei ritiene che sia una scadenza elettorale importante e significativa oppure prendiamo quello che viene? La Toscana è assolutamente chiamata a votare e a decidere dei prossimi 5 anni. Noi riteniamo che il governatore Rossi abbia fatto un buon lavoro nei 5 anni passati e possa incrementare lo sviluppo e la crescita della nostra Toscana nei prossimi 5. Allora chiediamo il voto a Rossi per una elezione che è importante, perché si può anche scegliere di non occuparsi di politica, ma la politica si occuperà sempre di noi. Pertanto votiamo, partecipiamo e facciamo sì che la democrazia non sia un vincolo ma sia un'opportunità per tutti noi. Ecco, la provincia di Pistoia si è sempre considerata ai margini, un po' strangolata da Firenze, poco seguita in certi territori, Monte Catini, la montagna pistoiese, dalla regione toscana. Ora addirittura la provincia ha fatto la fine, fra virgolette, che sappiamo. C'è questa preoccupazione di essere poco considerati e poco rappresentati nel Consiglio regionale. Con il venir meno della provincia, la regione assume un ruolo ancora più importante, ancora più centrale rispetto all'assetto istituzionale che conoscevamo fino a qualche anno fa. Rischiamo che i territori periferici senza la provincia siano ancora più danneggiati, ancora più periferia rispetto all'impero. Allora noi riteniamo che la regione debba assumere un ruolo ancora più centrale, più fondante rispetto alla difesa e alla valorizzazione dei territori periferici, senza considerare che in un'Italia che guarda l'Europa al mondo noi non possiamo guardare al campanile, dobbiamo guardare avanti con un occhio rivolto alle unioni di comuni e alle fusioni dei comuni. Un riassetto istituzionale è necessario, è urgente ed è importante. Bene, grazie onorevole, buona giornata. Grazie a voi.